Tu! Posso vedere Deepak? Un gatto non implora per aver salva la vita, ma un cane, invece, implora per avere un biscotto. Ah, ti prego, posso vedere Deepak, per favore? Senza di lui cade tutto a pezzi. Ti prego! Allora sarà meglio che entri. Non ti ho detto di smettere di implorare. I gatti! Sta attento. Dylan è qui. Riferiscigli che non farò il ritorno se non rinuncerà al suo ego canino. Ha detto che non tornerà se non rinuncerai al tuo ego canino. Ah, l'ho sentito anch'io. Ha detto che ti sente... Noi lo sappiamo, solo che devi sentirti in colpa. E anche insignificante. Il cane deve dimostrare la sua stima per il gatto con tutta una serie di prove. 99 prove. Ma perché 99? Prova 1. Creatività del gatto. Il cane deve creare una poesia, un haiku in lode ai gatti. Probabilmente non sa nemmeno cosa sia un haiku. Il cane agita la coda, vuol dire tira il bastone. Io lo prendo. Il gatto agita la coda, vuol dire non si tocca. Superata. Sì! Prova numero 2. Crudeltà del gatto. Il wow di Miao ci dice: saggio è il gatto che rifiuta il cibo perché gli verrà servito qualcosa di meglio. Osserva il gatto. Niente bava. Osserva il cane. È ora della prova 3. Agilità del gatto. Il cane deve arrivare fino alla statua. Niente di più facile. Ma senza toccare mai il filo. Puoi farcela, Dylan. È per Deepak. È atterrato su quattro zampe. Yahoo! Quante prove mancano ancora? 96. Continuiamo, coraggio! Non ci sono veramente 99 prove. Stavamo giocando con la nostra vittima. È tipico dei gatti. Hai sofferto abbastanza, fratello. E hai dimostrato che vuoi davvero che torni a casa con voi e basta. È vero, è così. E questo significa che avrai più rispetto per i gatti? Sì, lo... Allora addio, cucciolo. E per favore togli questo muco canino gocciolante dalla mia proprietà. Dimitri 2, no, mettilo giù! Non in quel modo! Respirate! Uno dal Mission Street su Disney Channel.